60 discipline sportive, oltre 50 stand. Sono state due giornate intensissime, quelle andate in scena nell'ultimo fine settimana in Pineta di Ponente a Viareggio, dove è stata ospitata la terza edizione del Festival dello Sport. L'iniziativa del Comune di Viareggio punta a coinvolgere il maggior numero di associazioni e società sportive per avvicinarle alla città e a nuovi atleti, potendo mettersi in mostra e facendo esibire i propri campioni. Per i più giovani, bambini soprattutto, un modo per provare in una sola occasione più discipline sportive diverse. Il format sta riuscendo esattamente per come l'avevamo immaginato, cioè noi volevamo dare a tutte le associazioni del territorio un'opportunità per farsi conoscere e contestualmente dare la possibilità alle famiglie di portare qui i loro figli, i ragazzi e le ragazze e far provare loro in una giornata 10-20 discipline contestualmente, e le società sportive mi stanno confermando che quello che avevamo immaginato si sta avverando davvero, aumentano le iscrizioni nelle loro società. Sul palco allestito in Pineta, oltre alle tante esibizioni e dimostrazioni, anche momenti di dibattito e interviste a sportive e società. Fra i tanti stand presenti anche quello di Sport e Salute, società dello Stato che promuove corretti stili di vita. L'attività sportiva fin dalla più tenera età ovviamente è un qualcosa che garantisce al bambino una serie di benefici psicofisici non indifferenti. Secondo appunto anche numerose ricerche, ci sono bambini che riescono ad acquisire autostima, ovviamente hanno più cognizione del proprio corpo e possono combattere delle tematiche come il bullismo e altre diciamo tematiche devianti che ci sono per la fascia dei più giovani.